Uscito qualche mese fa come un prodotto dedicato a smartphone e tablet Windows 8, Halo Spartan Assault arriva poco prima della fine dell'anno anche su Xbox One. Questa riedizione si presenta con una grafica rinnovata, un'inedita modalità cooperativa e include il DLC Hydra Operation. Ma basteranno tutte queste revisioni per giustificare il prezzo non troppo contenuto di quasi 15 euro? La storia di Spartan Assault si svolge fra il terzo e il quarto capitolo della saga. Il giocatore prenderà il controllo di due Spartan che dovranno guidare l'evacuazione di un pianeta, ma la trama prosegue senza momenti esaltanti, raccontata da brevi cutscene tra un capitolo e l'altro e asettiche schermate di briefing. Scesi in campo dopo aver affrontato il tutorial, si scopre che Halo Spartan Assault è il più classico dei twin stick shooter. Con una leva analogica si muove il personaggio e con l'altra si direziona al fuoco. Tenendo fede alla natura da sparatutto in prima persona del suo ideale capostipite, comunque, anche in Spartan Assault si spara e si lanciano le granate con i trigger, mentre i dorsali servono per l'attacco corpo a corpo e l'attivazione delle armor ability. Il sistema di controllo si adatta in maniera efficace al pad di Xbox One, anche se la mira non è sempre precisissima. Una volta che ci avremo fatto l'abitudine, tuttavia, saremo in grado di far fuori interi plotoni di Grunt e Hunter, imbracciando Needler e Assault Rifle. Spartan Assault propone un avanzamento piuttosto regolare, in cui bisogna falciare tutti gli avversari senza pensarci troppo. Se si vuole realizzare un buon punteggio, magari per ottenere le 3 stelle con cui veniamo valutati al termine di ogni missione, bisogna tenere un buon ritmo, ammazzando un avversario dopo l'altro ed esibendosi in sostanza in uccisioni doppie, triple e poi in vere e proprie carneficine. Dopo aver superato i primi stage, purtroppo, si scorgono i primi intoppi di un titolo con una struttura evidentemente pensata per il mercato mobile. Il problema principale di Spartan Assault è che alle missioni manca il respiro. Si tratta quasi sempre di livelli da portare a termine in una manciata di minuti, in ambientazioni molto semplici e lineari. Di tanto in tanto si trovano veicoli da guidare e postazioni fisse con cui è possibile disintegrare schiere di avversari, ma l'estensione delle mappe è molto ridotta, l'azione di gioco viene costantemente confinata e gli obiettivi tendono a risultare abbastanza ripetitivi. Anche se il porting è stato realizzato con attenzione, rivoluzionando il comparto grafico per rendere la scena tutto sommato piacevole da guardare anche in alta risoluzione, l'esperienza complessiva risulta molto frammentata e poco strutturata. Tentennamenti anche per quanto riguarda la longevità. Ovviamente il titolo è pensato per essere giocato e rigiocato alla ricerca dell'high score, ma chi volesse semplicemente portare a termine l'avventura potrebbe arrivare senza fatica ai titoli di coda in poco più di 3 ore. Le 5 missioni aggiuntive del DLC Operation Hydra, insomma, non bastano a dar corpo a Spartan Assault, che resta davvero troppo breve per giustificare pienamente il prezzo d'acquisto. Spartan Assault è un titolo che solo i fan sfegatati di Halo non si vorranno far scappare. Vanguard Games ci propone un twin stick shooter piuttosto classico, per un'esperienza arcade diretta e senza fronzoli. Peccato però che la genesi mobile del prodotto abbia influito pesantemente sullo sviluppo e sulla struttura. Missioni brevi, senza corpo in location molto ridotte, rendono l'esperienza di gioco assai frammentata e l'avventura procede a singulti. Per gli Halo maniaci ci sono comunque armi in abbondanza, veicoli e tutto il bestiario classico della saga, e questo basterà senza dubbio per esaltarsi.